Dal 17 al 20 maggio la 19ª edizione di Race for the Cure, un'iniziativa importantissima, delle maglie rosa per combattere il tumore, una lotta che va avanti da tanti anni e che prosegue con grande iniziativa. Esattamente, una lotta che vinceremo. Questo è quello che mi sento di dire alle donne colpite da questo male, che purtroppo sono tantissime, circa 45.000 l'anno, pensate, vengono colpite dal cancro del seno. Io sono una di queste, a me è successo 9 anni fa e da allora sono diventata testimonial della Comen perché ci credo veramente e perché grazie alla Comen ho conosciuto veramente migliaia in questi anni, migliaia di donne con lo stesso problema e ho scoperto un mondo, ho scoperto il mondo della solidarietà, il mondo della fratellanza, anzi della sorellanza diciamo noi, perché siamo tutte donne, la maggior parte. Questo male colpisce anche gli uomini, in piccola parte, ma il tumore del seno colpisce anche i maschi, pochi lo sanno. E comunque quest'anno si è addirittura allargata la Race for the Cure a ben 4 giorni al Circo Massimo di salute, sport, prevenzione, divertimento, unione, cucina. Io sarò presente sabato pomeriggio per esempio per fare, non ho capito bene cosa perché non sono una cuoca, però per fare qualcosa di cucina insieme a un nutrizionista. Parleremo di cibi buoni, immagino, che fanno bene al corpo e all'anima. Quanto sono importanti queste iniziative informative, anche magari per chi non si sottopone a degli screening e a dei controlli che possono in qualche maniera essere forse preventivi per un'eventuale poi malattia? Certo, sono assolutamente importanti perché la prevenzione salva la vita, cioè il vecchio detto prevenire è meglio che curare, è vero, cioè se si prende in tempo questo cancro si può curare, se ne esce e io cerco di dimostrarlo con la mia presenza, sono passati appunto già 9 anni per quanto mi riguarda e me la son cavata perché l'ho preso in tempo e allora quello che dico alle donne sempre: trovate un minuto, trovate un momento per voi una volta l'anno dopo i 40 anni, basta prenotarsi semmai da un anno all'altro per fare la mammografia, per fare l'ecografia, per tenersi sotto controllo. E quello veramente è un piccolo gesto, un piccolo dono che facciamo a noi stesse, alle donne, mogli, madri, quelle che tengono in mano la famiglia, per salvarsi la vita.